Oggi presentiamo tutte le iniziative per il sostegno, per la promozione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sappiamo che il 25 novembre c'è questa giornata, in realtà il Comune di San Salvo fa delle attività di promozione, di sensibilizzazione durante tutto l'anno, ma questa settimana in particolare c'è stata una sorta di sinergia tra gli uffici, tra il sociale, la cultura, lo sport e oltre alle associazioni di tutta la città. Proprio per dire davvero ad alta voce no contro la violenza sulle donne. Molte di queste iniziative hanno un ricavato che andrà in beneficenza. Abbiamo presentato nei giorni scorsi l'iniziativa sponsorizzata dall'Atletica Velo Club, che è questa corsa proprio il cui ricavato andrà in beneficenza per lo sportello Frida, ma ce ne sono altre. Quindi oggi ci tenevamo davvero a fare questa riunione per ricordare a tutta la cittadinanza quali sono gli eventi, per invitare tutta la cittadinanza a partecipare, perché davvero. Gli eventi sono tutti gratuiti e tutti trasversali, quindi toccano davvero molte branche. Quindi anche ancora una volta la collaborazione tra gli uffici, la collaborazione tra le associazioni, la collaborazione di tutti i protagonisti attivi del territorio. Quindi lascio subito la parola alla consigliera delegata alla cultura, Maria Travaglini, che ha curato nel dettaglio molte di queste iniziative. La prima parte domani. Grazie, buongiorno a tutti. Il settore della cultura partecipa al calendario degli eventi per il 25 novembre con tre eventi: arte, libri e musica. Il primo domani sera a teatro con Artemisia Gentileschi, ritratto a due anime. La grande pittrice del 1600 che rappresenta un'icona del femminismo italiano e non solo. Qui si sottolineerà anche il suo valore dal punto di vista artistico, simbolo anche di resilienza perché si è saputa riscattare nel corso della sua vita. Proseguiamo il 22 con la presentazione di un libro da parte di Anita Vesto che parla di violenza psicologica, perché la violenza non è solo quella fisica, ma anche quella morale, appunto psicologica, che è anche la forma più subdola. Chiudiamo la settimana dedicata alla violenza contro le donne la sera del 25 novembre alle ore 21 presso il salone parrocchiale della chiesa di San Nicola qui a San Salvo, dove avremo un grandissimo concerto dell'Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis. Ci teniamo tantissimo a questo evento perché si tratta di un'orchestra tutta al femminile che è nata nel 2009 e annovera al suo interno tante artiste provenienti da varie nazioni di Europa e del mondo e soprattutto anche artiste dove non è permesso alle donne di sperimentare, di mettere in evidenza il loro valore anche dal punto di vista delle arti. L'evento si chiama L'acqua è donna, si tratta di un evento multimediale che vedrà la partecipazione anche di una nota artista di Sand Art, Erika Abelardo, che trasformerà le sue emozioni che le vengono appunto dalla musica attraverso la sabbia, e quindi si proietteranno queste immagini evocate dalla musica in un grande schermo. Invitiamo davvero tutta la città a partecipare per lottare tutti insieme e trasmettere un nuovo modello culturale contro la violenza non solo sulle donne, ma su ogni genere umano. Bene, siamo in un contesto istituzionale per ribadire l'importanza del cambiamento culturale e da tempo con il Comune di San Salvo, l'associazione DAFNE, di cui io mi onoro oggi di rappresentare qui in questa sede, abbiamo attivato, grazie al Comune di San Salvo, lo sportello antiviolenza Frida, che è sicuramente uno sportello di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza che nella città di San Salvo possono o dai paesi limitrofi possono venire e chiedere aiuto. E lo sportello è al rinvio di chiamata del 1522 e quindi nella mappatura nazionale del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi è uno sportello riconosciuto a livello istituzionale.
Ma ogni sportello, come ogni centro antiviolenza, fa anche un'azione politica sul territorio. Questa azione è un'azione, come giustamente veniva ricordato dalla nostra sindaca e dalla consigliera delegata, anche e soprattutto un'azione di carattere culturale. E noi per quest'anno a San Salvo presentiamo in anteprima in Abruzzo lo spettacolo di poesia performativa Periodi ipotetici di Gloria Riggio, che è stata campionessa italiana lo scorso anno di poesia, di Poetry Slam, che è un genere molto diffuso tra i giovani, e ci piaceva esplorare con lei la possibilità di un linguaggio differente che arrivi in maniera più diretta ai giovani. Ecco, è uno spettacolo che in qualche maniera, in continuità con tutto il lavoro fatto in questi anni di carattere culturale. Voglio solo qui ricordare il progetto Penelope che abbiamo gestito e che attraverso l'attivazione di BiblioPoint e reading diffusi nella città promuove la lettura come anche elemento di emancipazione. Il progetto Malala, grazie al quale abbiamo realizzato letture di emancipazione, tante ore, tante attività di pretext a scuola, tutte finalizzate alla promozione della parità di genere. Il progetto Radical She, grazie al quale nei prossimi giorni proporremo un'azione innovativa anche al Comune di San Salvo, e stiamo attivando anche un percorso di capacity building per gli insegnanti e tutti coloro che lavorano a contatto con i giovani, perché lo spazio cittadino diventi anche uno spazio di parità di genere. Radio Rampolla, che è stato curato nell'ambito del progetto Malala da Nicoletta Di Pinto e da un gruppo di ragazze e ragazzi che frequentano il centro culturale, e infine STEM for Gender Equality, che è un progetto realizzato in collaborazione con la TAICO, che finanzia la valorizzazione delle professioni STEM per le ragazze. Quindi, nei prossimi giorni anche questa iniziativa sarà presentata alla città in collaborazione anche con l'Istituto Mattioli. Insomma, tanto lavoro perché, insomma, è importante, e questo lavoro lo facciamo, lo riusciamo a fare perché siamo insieme e uniti come dire, insieme alla città, ai cittadini, alle cittadine e ai cittadini, cerchiamo di lavorare in tutte le fasce di età e in maniera trasversale con gli assessorati e con gli uffici per promuovere la parità di genere e per contrastare la violenza sulle donne. Bene, grazie a tutti. Io ringrazio i responsabili dell'ufficio sociale, la dottoressa Dell'Osa, la responsabile dell'ufficio cultura e sport, la dottoressa Ciccotosto, gli assessori competenti, l'assessore Travaglini, che insomma ci ha seguito diverse iniziative, la consigliere delegata alla cultura Maria Travaglini, che ha seguito nel dettaglio tutte quelle che sono le iniziative di questa settimana, lo sportello antiviolenza Frida Alice Azzulli, che ringrazio, e ricordo a tutti il numero dello sportello antiviolenza è 1522, come ha già ricordato Licia, è un numero fondamentale che può salvare la vita, e troverete il supporto psicologico e materiale, soprattutto quello di cui c'è bisogno nei momenti di difficoltà in caso di maltrattamenti. Grazie. Partecipate numerosi perché gli eventi sono, lo ripeto, gratuiti e sono per la città.